Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto su Gastro Drums. Molti mi hanno chiesto, soprattutto dopo che era uscito un video su Tre Call dei Green Day, mi avevano detto soprattutto: ma guarda che nel solo di Burnout, in tutto il pezzo Burnout dei Green Day, fa delle robe pazzesche. Quindi sono andato a sentirvelo. Avevate ragione, ve lo dico. Già, spoiler, avevate ragione, è un pezzo pazzesco. E ci sono un sacco di spunti. Per questo ho deciso di fare un video tutto dedicato a Burnout, sia per quanto riguarda il solo, sia per quanto riguarda i groove, perché c'è tanta roba da dire. Quindi partiamo subito con la sigla, vi dico due cose, ci spostiamo la batteria e andiamo come delle macchine, perché oggi si va veloce, si fanno delle cose difficili, ma vabbè, non dico nulla. Andiamo con la sigla, poi vi dico. Ah, una cosa, c'è il PDF scaricabile in descrizione, oltre a tutti i link dei prodotti. C'è il PDF con il solo, i groove, tutto qua. Allora, ho dovuto prendere un pochettino di attrezzatura per fare questo video, più che altro per una questione di suoni. Vi parlerò poi bene dopo della questione dei suoni, ma in generale ho preso da strumentimusicali.net un set di piatti Paiste, i PST7, che comunque sono dei piatti non eccessivamente costosi, ma devo dire che funzionano bene, sono belli secchi come mi interessa a me adesso. Ho preso due paia di bacchette che vi prendo, aspettate. Una e due, delle 2B e delle 5B, perché voglio provare a vedere quali preferisco per fare questo genere, per fare questi groove e questo solo, anche in velocità. Sono grandine, perché voglio delle bacchette potenti, ma voglio cercare di capire quali preferisco tra le due. Ho preso ProMark perché è una marca di bacchette che mi sta piacendo veramente tanto, la consiglio. Quindi vediamo, provo sia le 2B sia le 5B e vedo cosa preferisco per fare i Green Day. E infine come rullante un Pearl da 14x6,5 in acero, che ha quel suono bello secco con non troppe armoniche. Vediamo, se ne avrà troppe gli metterò qualcosa e basta. Comunque questa è la strumentazione, poi vabbè uso la Pearl Decade che ormai conoscete già. Qui sotto vi lascio, oltre i link a tutto quanto, vi lascio anche il link al video sulla Pearl Decade. Qui sotto, non in descrizione ma vicino alla descrizione, iscrivetevi, cliccate su campanella, c'è tutto quanto. Ma direi di partire subito con i groove. Quindi partiamo con i groove, spostiamoci di là e cominciamo a suonare. Ho preso in mano le 2B per iniziare, perché secondo me le 2B sono delle bacchette che suonano molto potente, quindi vanno bene per questa tipologia di suoni secchi e potenti. Mi fanno un po' paura per la velocità che ha questo pezzo, che ha questo groove soprattutto, perché adesso vi spiego. Allora, il groove di base è questo qua, suonato abbastanza velocino, è... Quindi, partiamo da Cazzarullo, poi questione Charleston ve la dico dopo. In pratica, noi abbiamo un groove in stile proprio pop-punk, punk rock, cioè cassa rullante, tumpa, doppio colpo di cassa rullante, e poi cassa in levare, che continua sempre in levare, tumpa, tutupa, tuntupa, tuntupa. La questione Charleston è particolare perché il Charleston deve essere suonato sempre molto forte. Io mi immagino, quando sento questi groove, mi immagino uno con il braccio ingessato che suona la batteria. Cioè, mi sembra sempre di vedere uno monodinamico. Questa cosa è una roba che all'inizio pensavo fosse una cosa negativa, nel senso che mi sembrava di sentire qualcuno che non era capace a suonare, cioè che menava su sto Charleston e basta. In realtà, secondo me, è una bomba, soprattutto per alcune cose, e ho capito poi che è una roba voluta, nel senso il fatto di non suonare il Charleston magari con un normale accento ghost,
ma tutto accentato. Perché guardate il groove che vi ho suonato prima, suonato con un Charleston accento ghost, accento ghost. Non è questo il groove, non è questo il groove. Allora, figo ma un po' sedutino. Invece se accento tutti i Charleston, viene decisamente figo. Poso le bacchette e provo a fare la stessa cosa con le 5B, che sono sempre grandine, ma un po' più piccole rispetto alle 2B. Vediamo cosa esce. Soprattutto il suono sarà simile, ma il feeling. Allora, sicuramente vanno bene, sono grandi, dopo aver provato, usato le 2B prima, mi sembra di usare degli stecchini. Sono grandi, vanno bene, ma forse per fare questa tipologia di groove preferisco queste, perché alla fine faccio meno fatica, nel senso che posso suonare anche un po' più tranquillo, diciamo, ma ottengo lo stesso un suono bello pastoso, bello potente di Charleston. Ovviamente il fatto di dover suonare questo per tanto tempo è bello tosto, però comunque 2B per ora direi. Stessa cosa del groove anche per quanto riguarda il ride, perché sul ride dobbiamo avere quel tin 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 che ci entra in testa, è veramente difficile riuscire ad avere questo a quella velocità. Sono già stanco, però è proprio quello il suono, deve essere quel pim 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 pim. Quindi quando volete suonare una certa tipologia di musica, come questa qua ad esempio dei Green Day, cercate dei piatti belli secchi, soprattutto il ride che non faccia... Prima ho provato a suonare questo groove col Costantinople di Zildjian, che è uno dei miei piatti preferiti, fighissimo, costosissimo, eccetera. Faceva schifo il groove perché era tutto un boh, non si sentiva dove fossero i colpi di piatto. Invece, ad esempio, con questo Paist PS7, è abbastanza squillante, senza esagerare, ma abbiamo quel tin 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 tin. Bello. Questo è il groove principale, perché poi ovviamente ci sono alcune cose, i groove cambiano un pochettino, soprattutto quando si va su ride, ci sono alcuni colpi di cassa che seguono la musica, ma non sto qui a spiegarvi tutto. Il groove principale è quello che dovete assolutamente sapere, e soprattutto la cosa importante è stare attenti a questa mano destra, nel mio caso la mano forte, che comunque fa fatica, deve essere suonata in un certo modo e bisogna allenarla se vogliamo suonare dei brani come questo qua, perché spinge tanto, quindi dobbiamo allenare il polso, il braccio, dobbiamo allenare un po' tutto qua per riuscire a suonare bene queste tipologie di groove. In realtà la cosa che vorrei ancora fare è questa, per avere un suono un po' più secco, mettere una Mungel a rullante. Il rullante è questo Pearl Utility da 14x6,5 in acero. Ho cercato di prendere un rullante che avesse le caratteristiche simili a quelle di Trecol. Quindi gli metto una mungellina perché aveva un po' di armonici. Secco, pam, questo è il rullante. Yeah, mi piace.
Mi piace, mi piace. Allora, come avete visto, la questione Groove sembra semplice in realtà, ma ha un pochettino di insidie al suo interno. Allora, sicuramente ha un bel po' di insidie il solo di questo brano. È un solo che da sentire dici, sì è veloce ma fa cose semplici, effettivamente fa cose abbastanza normali, tra virgolette, ma a quella velocità lì diventano difficilissime, diventano davvero difficilissime. Comunque, vi spiego bene tutto il solo, passo dopo passo, battuta dopo battuta. Allora, il solo di Burnout lo dividerei in quattro, sono 8 battute, ma la prima, la terza, la quinta e la settima suonano nello stesso modo. La parte dove è un solo di batteria, ma dove ci sono anche gli obbligati con chitarra e basso. Pa ba 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 ba. Quella è abbastanza semplice perché con la batteria facciamo pa 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 pa. Quindi cassa e crash, tun tun pa, rullante, tun tun pa tun tun. Prendetelo il crash sempre, non come ho fatto io. E qui, allora, solitamente c'è tun tun pa tun tun pa tun. Cioè, tun tun pa tun, rullante cassa. Non sono sicuro al 100% che sia rullante cassa, perché a me ogni tanto sembra di sentire rullante cassa, ogni tanto sembra di sentire rullante tom. Quindi ogni tanto così. Ogni tanto mi sembra di sentire questo. Scrivetemi in descrizione cosa ne pensate. Tanto trovate anche il brano originale linkato qua sotto. Scrivetemi cosa ne pensate. Comunque, tun tun pa tun tun. Seconda battuta, abbiamo tutti i singoli, destra, sinistra, destra, sinistra, suonati in questo modo. Quindi. Proprio veloce. Ancora un po' più veloce. E arriviamo alla quarta battuta, dove praticamente abbiamo una parte particolare, perché nella quarta battuta abbiamo la cassa che suona ottavi, quindi 1, 2, 3, 4. Quindi abbastanza veloce. E abbiamo il resto, le mani, che fanno questo. Quindi sempre coppie di sedicesimi, lasciando una pausa in mezzo. Ta 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 ta. E alla fine quattro colpi di timpano. Ta 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 ta. Quindi. Con la cassa in ottavi. Quindi, partiamo dalla terza battuta. Proprio veloce. È bella tosta da fare a questa velocità. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Nella parte dopo abbiamo sempre tun tun pa tun tun pa tun. E poi, sempre singoli, una cosa un po' particolare, nel senso, rullante, tom, timpano, destra, sinistra, destra, e poi al contrario, sinistra, destra, sinistra, con rullante, timpano, tom. Quindi facciamo una specie di 3 sul 4, cioè tre colpi che si ripetono, prima partendo con la destra, poi partendo con la sinistra, e vanno avanti sui sedicesimi, quindi. Alla fine fa in modo tale che ci sia quel quindi.
Quindi, sì, pop. È bella tosta, comunque vi ricordo che trovate il PDF scaricabile qui sotto in descrizione e poi arriviamo alla fine, un po' più di tranquillità, in cui semplicemente abbiamo ta 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 tu ta 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 blu. Quindi? Fa, flam, fa, ta 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 ta, tutti i colpi singoli, quel buru buru boom, invece è tom, tom, rullante, cassa, cassa. Questo è il solito finale. È questo. Ma con due colpi di cassa, perché poi in realtà il pezzo ricomincia. Quindi vi faccio tutto il solo con calma. Un po' più veloce. Ce l'ho fatta. Non è semplice farlo veloce. Sono tutte cose che sembrano banali, fatte lente. E ogni tanto lo sono, ma fatte veloci, toste devo dire. Ok, molto bene ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se è stato così. Sotto in descrizione vi ricordo che avete il PDF scaricabile con i groove, ma soprattutto con il solo, con tutte le 8 battute di solo. Voglio ringraziare strumentimusicali.net per avermi dato la possibilità di fare questo video, più che altro per tutta la strumentazione che ho preso, perché altrimenti con la mia non era proprio perfetta. Appunto, io ho piatti diversi, magari come il Costantinopolo che vi dicevo prima, o corde, non vanno bene. Per fare i Green Day ci vanno queste robe qua, belle secche. Quindi, appunto, grazie mille strumentimusicali.net. Io direi che posso finirla qua. Fatemi sapere qui sotto se vi è piaciuto il video, fatemi sapere anche se non vi è piaciuto, fatemi sapere cose e soprattutto scrivetemi qui sotto cosa vorreste vedere come brani, così almeno mi potete dare qualche idea che magari non avevo pensato per un nuovo video. Quindi noi ci vediamo però al prossimo di video. Ciao! Ah no, no, ancora una cosa, mi sono dimenticato. La questione bacchette, che ho preso le 2B, ho provato le 5B, poi ho tenuto le 2B. Perché? Preferisco le 2B anche se si va in velocità, giusto per dirvelo, perché queste vanno bene, ma queste sono completamente un'altra roba, quindi vi consiglio le 2B, state attenti perché sono grosse e dovete avere una buona tecnica per non rischiare di farvi del male, ma volevo ancora dirvi questa cosa qua, quindi questa volta vi dico che ci vediamo veramente al prossimo video, ciao!